Da questa azienda qua io guadagnerò circa il 1000% in 9 anni e ora che ho la vostra attenzione voglio parlare di un'azienda che io reputo molto e dico molto interessante. Prima di iniziare però voglio assolutamente che questo video qua raggiunga i 300 likes se volete il secondo episodio di Alla ricerca di aziende che secondo me potrebbero fare un per 10, ovvero un 1000%. In circa 10 anni. Se non l'avete ancora fatto, quindi lasciate un like e un commento qua sotto in cui mi dite secondo voi quali aziendine interessanti potrebbero fare un 1000% nei prossimi anni. Così magari me ne analizzo e eventualmente magari vi riporto anche un video sopra. L'azienda di cui voglio parlare si chiama Splunk ed è un'azienda che opera in uno dei settori che personalmente reputo più interessanti nei prossimi anni ed è quello dei big data. Per chi non lo sapesse, infatti Splunk è utilizzata da 91 delle 100 aziende più grandi americane e offre il servizio che vi sto per dire, ovvero quello di analizzare la miriade di informazioni e dati che le applicazioni e i siti accumulano e forniscono grafici, tabelle e indicatori che servono tantissimo al settore marketing dell'azienda. Ed è per questo che personalmente io lo reputo importantissimo e sono anche convinto che nel futuro verrà sempre più utilizzato. Infatti, la crescita che attualmente sta avendo Splunk è di all'incirca il 30% composto l'anno. Questo vuol dire che cresce a ritmi del 30% anche sulla crescita passata. E la cosa molto interessante è che questi ritmi qua, in teoria, dovrebbe riuscire a mantenerli anche per i prossimi anni. Addentriamoci quindi subito nei bilanci, nella parte soda dell'azienda. Ovviamente Splunk non è un'azienda che attualmente porta profitti, anche perché a mio avviso è veramente molto difficile fare il 1000% su aziende che fanno utili. Questo perché? Perché tendenzialmente dobbiamo andare a comprare un'azienda che, secondo i nostri calcoli, è sottovalutata e di tanto. Ed è per questo che tendenzialmente trovare aziende che portano utili e che sono addirittura tanto sottovalutate è molto molto difficile. Soprattutto aziende a forte crescita come questa qua. Come potete vedere, questi sono i ritmi di crescita di Splunk. Dal 2016 al 2017 è cresciuta del 42%, ma la crescita non è finita qua. Infatti è aumentata del 37%, del 37% nel 2019 e addirittura del 30% anche nel 2020. E questa forte crescita è dovuta anche dal fatto che tendenzialmente il CEO di Splunk ha previsto tantissimi fondi all'interno della ricerca e sviluppo. Infatti, guardate quanto è cresciuta. In praticamente 5 anni è triplicato l'investimento in ricerca e sviluppo e questo a noi fa solo che piacere. Ma visto che è un'azienda growth e soprattutto un'azienda in perdita, andiamo a vedere lo stato patrimoniale che teoricamente dovrebbe essere malissimo, essendo che, come vi dicevo, magari un piccolo paragone potrebbe essere NIO, che è un'azienda che cresce a ritmi spaventosi e che tendenzialmente prima degli ultimi mesi non aveva dei bilanci spettacolari, ma andiamo a vederli così per curiosità. E vi dirò di più, i bilanci sono molto molto interessanti, infatti lo stato patrimoniale è addirittura molto meglio di quello che mi aspettassi. Infatti, come potete vedere, io tendenzialmente guardo principalmente questo paio di cosette qua, ovvero il rapporto che c'è tra cash e gli investimenti a breve, quindi liquidabili a breve, e i debiti a breve. Infatti, possiamo vedere come tendenzialmente la liquidità sia all'incirca di 2 miliardi, 1 miliardo e 7, mentre i debiti a breve sono all'incirca di 1 miliardo e 3, quindi coperti perfettamente dalla liquidità. Ma i debiti a lungo termine sono all'incirca di 1 milione e 9, quindi possiamo vedere come di fatto se noi sommiamo i debiti a breve termine e quelli a lungo viene all'incirca 3 miliardi, quindi è una situazione perfettamente sostenibile per un'azienda che cresce a questi ritmi qua. Un'altra cosa che guardo tantissimo è la crescita del patrimonio netto, che sostanzialmente, diciamo, garantisce un po' una crescita sostanziale dell'azienda. E possiamo vedere come il patrimonio netto sia aumentato da 859 milioni a 2 miliardi in solamente 5 anni. Quindi è quasi triplicato, un po' di meno, ma quasi triplicato. A questo punto sicuramente voi sarete curiosi di sapere personalmente quali sono le mie stime di crescita per i prossimi 5 anni e
tendenzialmente il perché io prevedo una crescita all'incirca del 1000% nei prossimi 9-10 anni. Tendenzialmente io trovo che sia molto più difficile valutare un'azienda che è in perdita, perché non posso utilizzare il mio modulo di valutazione qua e quindi lo devo riadattare un po'. Comunque, nel caso foste interessati, avete la possibilità di ottenere il modulo di valutazione per le aziende tramite l'abbonamento, se siete interessati, se no non c'è nessunissimo problema. Come potete vedere, la crescita che sta avendo Splunk è spaventosa. Infatti i ricavi sono aumentati del 252% in 5 anni, il gross profit è aumentato del 248% in 5 anni. E poi tendenzialmente una cosa che mi interessava capire è un attimo quanto era aumentato l'equity, cioè il patrimonio netto, ed è aumentato del 132%, e gli assets invece sono aumentati all'incirca come i ricavi, ovvero del 254%. A questo punto qua, quello che faccio io è stimare la crescita futura, e per farlo mi avvalgo di mie stime e di stime di altri analisti. Tendenzialmente per questo caso qua ho guardato le stime di Atom Finance e di Zacks, se non ricordo male, o forse di Simply Wall Street. Attualmente non mi ricordo perché la valutazione l'ho fatta un po' di settimane fa, infatti sono già entrato in Splunk, sto però prevedendo di fare un piano di accumulo perché voglio aumentare assolutamente la mia posizione. La crescita che sta avendo Splunk è spaventosa, infatti è all'incirca, come vi dicevo, del 30% annuo. E ragazzi miei, ora vi dirò attualmente qual è la mia valutazione a 5 anni. E badate bene, la valutazione che vi faccio io del prezzo tra 5 anni è una valutazione che non comprende, secondo me, una sopravvalutazione dell'azione stessa, bensì una corretta, secondo me, valutazione. Infatti attualmente il rapporto che c'è fra la capitalizzazione di mercato e i ricavi è di 11,74, quindi molto alta. Considerate che si trova in un settore dove i margini sono molto alti, e quindi un rapporto di 11,74 è sì alto, ma nemmeno troppo. E infatti questo è dovuto all'ultimo calo che c'è stato sull'azione. Infatti ve la faccio vedere adesso. Splunk è scesa di molto nell'ultimo periodo. Infatti se noi andiamo a vedere il calcolo che c'è dal massimo al prezzo attuale, vediamo che è scesa di all'incirca il 24%, ed è per questo motivo che secondo me è molto interessante a questi prezzi qua. Infatti se noi andiamo a vedere il trend a lungo termine, e quindi mettiamo un time frame di un mese, possiamo vedere come attualmente sia leggermente sopra quello che è la trend line, e secondo me è un buonissimo prezzo di entrata questo qua. Infatti ragazzi miei, il mio prezzo target fra 5 anni, ve lo sto per rivelare, è, considerate che attualmente Splunk quota $171, la mia previsione fra 5 anni è di un prezzo per azione di $609, e questo garantirebbe un profitto di all'incirca 255% in 5 anni. Se noi ovviamente aumentiamo il time frame e lo mettiamo magari a 10 anni, vediamo come, se mantenesse la stessa capacità di crescita per i prossimi 10 anni, potremmo addirittura avere un 1263% di profit loss in 10 anni. Io quello che ho stimato è che avrà un, ovviamente il rapporto prezzo su ricavi non sarà di 10,88 fra 10 anni, però tra 5 anni secondo me è fattibilissimo, e questo garantirebbe a noi un profitto del 255% nei 5 anni. Ma tendenzialmente secondo me in un settore dove la crescita continuerà per i prossimi 10, 15, 20 anni, è un'azienda che tendenzialmente io non ho intenzione di vendere. E come vi dicevo, le mie stime quindi di una crescita del 31% sono abbastanza simili a quelle di altri analisti. Qua c'è scritto Yahoo e Zacks, ma non sono gli analisti quelli lì, perché ho preso da altre fonti, visto che su alcune aziende che capitalizzano poco come Splunk, perché per chi non lo sapesse Splunk capitalizza veramente poco, ed è per questo che è anche fattibile che faccia un 1000% nei prossimi 9-10 anni, perché attualmente capitalizza 26 miliardi di dollari, e quindi secondo me tra 10-15 anni arriverà sicuramente a 260, anche 300 miliardi di dollari, e questo ci garantirebbe un 1000% in saccoccia. Come vi dicevo, infatti le stime sono molto molto simili a quelle che ho fatto io, e tendenzialmente secondo me è abbastanza fattibile una crescita del genere. Poi ragazzi miei,
Considerate che attualmente per me c'è un margine di sicurezza del 55%. Ovviamente il margine di sicurezza è calcolato su un ipotetico rendimento del 10% annuo. Quindi, a mio avviso, ovviamente questo qua non è un consiglio finanziario, ma dovesse andare male, secondo me ci portiamo a casa un 20% annuo di profitto. Andasse male, secondo me tranquillamente un 1000% in 10-15 anni si può fare. Detto questo, ragazzi miei, io spero che questo video qua vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commento e niente, ragazzi, ci becchiamo al prossimo video.